Ecco, e adesso possiamo farne tanti altri. Per la mamma, per la nonna, per gli zii, giusto? Io ne farò uno per mio fratello. Io per mio cugino. Ecco, prendi questo. Allora, dove lo metterai il biglietto per la mamma? Lo nasconderai sotto il cuscino? Ti dà il serio, lo voglio per il mio biglietto. Certo, bello. Mi piace questo viola. Però devi scriverci anche tu, non me. Scrivilo qui sotto. Io ho disegnato un cuore. È un cuore fantastico. Così lo... Sei bravissima, ma come fai? Lo so. L'hai disegnato e poi l'hai ritagliato. Signora Stockman, c'è una telefonata per lei in ufficio. Subito. Le dispiace stare un attimo con loro? La ringrazio. Resti la fredda tua. Lo vuoi vedere il mio? Grazie. Come vuoi. Rosso, tu? Mi apri? Grazie, tesoro. Ciao. Pronto? Mi ha telefonato il signor Kelly, oggi è libero. Può vederci tra un'ora. Un'ora? Tom, non so se posso andarmene così. O ci andiamo adesso o fra 6 settimane. Sì, va bene. Vieni a prendermi a casa. Vi richiamo più tardi. Sbrigati o faremo tardi! Sono un disastro. Avrei dovuto mettermi un vestito. Sei bellissima. Comunque sappiamo benissimo che tutto questo è praticamente inutile. Ma non dire così. Non dobbiamo dire che ci siamo rivolti ad altre agenzie di adozione, d'accordo? D'accordo. Non ci prenderebbero sul serio. Ho idea che andrà bene questa volta. Ecco, noi amiamo i bambini. Io alleno una squadra di baseball per ragazzi. Rachel insegna alle elementari. Credo che saremo degli ottimi genitori. E insomma, sapete come si tengono i bambini? Sì, certo. Prendiamo sempre i figli di mio fratello nei weekend. Psicosi bipolare. È così che hanno definito la sua sindrome? Maniaco-depressiva? Mm-hmm. Sì, ma lei ha ricevuto la lettera del suo medico dove dice che finché prende le medicine è assolutamente normale. Questo non è un problema, vero? Beh, è un dato di fatto, anche se non è del tutto insormontabile. In altre parole, è un problema. Tom! No, mi scusi, signor Kelly, è solo che ci siamo già passati 5 volte. Con 5 agenzie, facciamo la domanda. Facciamo i colloqui, aspettiamo niente. Sia sincero con noi. D'accordo. Di solito un nostro cliente ha una possibilità su 2 di ottenere un'adozione in poco tempo. Purtroppo, la malattia della signora Stockman complica le cose. Questo è ridicolo, ma almeno lei è stato sincero, grazie. Questi bambini non hanno nessuno. Siamo noi che dobbiamo valutare ogni potenziale problema. È un dovere sacro. Con questo... Non dico che per voi sarà impossibile, ma dobbiamo considerare il no, fatto... No, ci state rifiutando e basta. Tommy... No, andiamo. Sacro. Lo sa che cosa vuol dire, sacro? Che se venisse uno coi soldi e vi buttasse sul tavolo una manciata di banconote, uscirebbe di qui con 2 gemelli.
Sono stufo di queste agenzie che trattano mia moglie come se fosse una lebbrosa. Sarebbe un'ottima madre. E non potrà adottare un bambino solo per la vostra ignoranza. Andiamo. Coraggio, Dana. Ecco che prova. Ah. Riprovaci. Dai, Dana, riprovaci. Dai, ancora. Un bel colpo. Ecco. Brava! Corri! Brava, Dana! Ehi, sei stata bravissima. Non è vero. Non sono neanche arrivata alla prima base. Non sarò mai brava. Oh sì, invece. Sei riuscita a colpire la palla. Hai fatto un gran tiro. Sì. Sì, sei stata grande. Va bene. Forza. Ehi, ragazzi, sapete chi c'è seduto lì? Sono i vostri genitori. Loro vi hanno dato la vita, hanno sacrificato tutto per voi. Volete fare brutta figura? No! Bene, allora lo prendi lo slancio, comincia dall'alto, da dietro, così. Dai. Dai, coraggio. Forza, Lonnie! Vai! Sì, vai, Lonnie! Dacci dentro. No! Dai, coraggio! Ehi, su, sei un buon a nulla, Lonnie! Forza, concentrati! Congratulazioni, allenatore. Discorso toccato. Breve ma toccato. Breve? Ehi, tre urrà per l'allenatore. Sembra splendida. Tre camere da letto, grande giardino, vicini simpatici, cucina ristrutturata. La casa perfetta per una famiglia. Dovrebbe essere da queste parti. Tommy, guarda. È incredibile, Tommy. Ho vissuto in una casa come questa fino a 15 anni. Rachel, non ti agitare. Sì, era praticamente come questa. Anche il portico. E la mansarda. Salve, sono Clara Fox. Salve. È Tommy Stockman. No, chiedetemi pure tutto quello che volete. Sì, certo, grazie. Oh, Tommy, è perfetta per noi. Sì, ma non esagerare, d'accordo? È fantastica. Altrimenti alzeranno il prezzo, hai capito? Ah sì, certo. Oh, santo cielo, guarda la cucina. Sì, ha solo bisogno di noi, solo di questo. C'è una grande camera matrimoniale su. Non mi dica niente, conosco questa casa. Guarda roba. Ah. Camera matrimoniale. E qui i bambini. Guarda, lì c'è anche uno di quei mobili col fasciatoio. Quella è la mansarda? Sì. Presto, andiamo su a vederla. Oh, state attenti alle scale. Bellissimo. Mia madre metteva sempre una tenda nella mansarda d'estate e papà ci raccontava le favole per ore. C'era sempre tanto fresco. Lo senti? Quella sembra un'infiltrazione. C'è un'infiltrazione d'acqua quassù. C'era, il tetto però è stato riparato. Quante storie potrebbe raccontare questa casa? C'è l'odore del tempo, vero? Già. Andiamo. Sembra che abbiate intenzione di allargare la famiglia. Beh, amiamo i bambini. Oh, ce ne sono molti qui intorno. Oh, Tommy, guarda! Una casa sull'albero! Oh, che bella! A Sara piacerà da morire. Faremo delle feste quassù. Non potremo vedere qualche altra casa, Rachel? Giuro che vedrò tutte le case che vuoi, Tommy. Basta che compriamo questa. Sai, c'è una villetta sulla Miller Drive. Tommy, mi conosci bene. Quando mi innamoro di una cosa non c'è niente da fare. La voglio. Voglio costruire qui la nostra vita. Voglio invecchiare in questa casa. Va bene, vediamo che cosa si può fare. No, Clara. No, Clara, questa è la nostra ultima offerta.
Beh, non fa niente. Possiamo anche andare a vedere altre case. D'accordo, aspetta. Non te la lascerai scappare, vero? Ciao. Papà, siamo qui. Non possiamo trovare un altro po' di soldi? Non è per i soldi. Non voglio farmi fregare. Beh, allora lascia che freghino me. Ciao, tesoro. Shh, parla con l'agenzia immobiliare. Oh. Sì? Oh, no, sono $10,000 di più di quanto possiamo darle. No, no, non è colpa di nessuno. No, va bene. D'accordo, ci risentiamo. Ve li darò io i $10,000. No, no, stanno bluffando. Facciamo qualche lancio? Oh, no. No, no, non te ne vai di qui finché non mi compri quella casa. Richiamala. No, quelli stanno bluffando. Va bene, la richiamo io. Rachel, io... Pronto? Salve, Clara. Davvero? Oh, è meraviglioso. Grazie. Va bene, a presto. È nostra. Fantastico. Te l'avevo detto. Ma come lo sapevi? Beh, ecco, non lo sapevo, blefavo anch'io. È magnifico. Grazie lo stesso, papà. Ah, come ti invidio. È bello fare queste cose, come sistemare la casa. Sarai molto impegnata, sai? Voglio che tu venga da noi quando i tuoi genitori arriveranno in città. Va bene, il mio appartamento è troppo piccolo per tutti. Buon compleanno, Jimmy. È incredibile, tuo fratello avrebbe 26 anni oggi. Per me ne avrà sempre 4. Mi chiedo come sarebbe adesso. Sì, anch'io. Era così carino. Oh, sento ancora papà che chiedeva alla mamma di fare un altro bambino. Forse sarebbe stato diverso. Credi che così sarebbero rimasti insieme? Non lo so. Probabilmente no. Mi piace come hai tagliato i capelli. Ah, mi hanno rapato. Credo che metterò delle ciocche finte. Ah, stai benissimo, li hai anche tinti? Ma che dici? Io non mi tingo i capelli. Scusami, sembravano solo un po' più scuri. Allora, c'è qualcuno che ti gira intorno per caso? E smettila, comincio a parlare come mia madre. Sto solo dicendo che anche se hai molti impegni di lavoro, non puoi uscire con un uomo una volta ogni 6 mesi. Ah, sì? Come sta tuo fratello? Mio fratello, quello sposato? Sì. Sta bene. Un altro pezzo di torta per Sara. Stamattina ho inventato una casa gelato. Guarda quanti bei regali! Una nuvola di panna e di lampone usciva dal camino e se l'è beccata... Mi ricordo ancora quando ce la raccontavi tu. Oh, ma siete impazziti, ragazzi. Non avreste dovuto. Avete comprato la casa. Non guardare me, è stata un'idea di Tom. Avevi detto che volevi più foto dei tuoi nipoti. Sì. Mamma, le mie bambole sono ancora nel ripostiglio di sopra. Oh, sì. Mi ricordo che mi avevi minacciato di morte se le avessi buttate via. Auguri per la festa della mamma. Oh, grazie, caro. Oh, che bello. Devo andare a lavorare. Ciao. Ciao. Sara, ho un'amichetta perfetta per te. Si chiama Beatrix. E sai cosa le ho fatto quando era piccola? Cosa? Le ho tinto i capelli di verde. Sono ancora verdi? Non lo so. La clinica delle bambole ha provato ad aggiustarla, ma... Senti, facciamo una corsa. Rachel è molto allegra. Oh, è al settimo cielo per la sua nuova casa. Pensavo che avesse avuto buone notizie per l'adozione. Ormai ci hanno rinunciato. Quando sentono la parola psicosi bipolare, tutto è difficile. È veramente assurdo. Quando è sotto terapia non ha più nessun problema. È vero, infatti. Vuoi che tenga questa ciocca? Va bene. Dammi l'altra, così. E questa va sotto. Ehi, mamma. Questa va qui. Tesoro... Come ti senti? Mamma, ogni volta che mi vedi con dei bambini mi guardi sempre con quel muso lungo e mi chiedi come sto. Ti chiedo scusa. Non volevo parlarne, ma è la festa della mamma oggi. Capisci cosa voglio dire? Sì. Mi tieni, Beatrix, per favore, grazie. È la festa della mamma, lo so. E io ho la mamma migliore del mondo. Oh, tesoro. No. Ti voglio bene, mamma. Anch'io tanto.
Dov'hai messo le posate? Nel secondo cassetto. Bene. Puoi tirarmi quello strofinaccio? Ah, lo strofinaccio. Ecco che arriva lo strofinaccio. Grazie. Grazie tante. Grazie a lei. Tesoro, non hai scritto che c'è dentro le scatole? Beh, credo di essere nei guai. Eh già. Che stai facendo? Qui dentro. Su anche il mordente. Aspetta un momento. Do una mano a Ted con la vernice. Questo qui sarà uno studio perfetto. È la stanza dei giochi. Abbiamo tanti nipotini e nipotine. Per non parlare dei figli dei nostri amici. La useranno loro. Proprio come la casa sull'albero. Rachel. E l'altalena con il copertone. Rachel. Ai bambini piacerà tanto stare qui. Non fare così. Cosa? Noi non abbiamo bambini e non avremo mai bambini. Non per questo non devono venire qui. Ehi, ascolta. Che ne dici se tu e io vivessimo felici e contenti da soli? Qual è la cosa che vorreste fare di più durante le vacanze? Nuotare con gli squali. Nuotare con gli squali. Oh. Andare con lo skate su una balena bianca. Anche a me piacerebbe tanto. Combattere con un coccodrillo. Coccodrillo. Op, op, op. Che ne dite di prendere dei libri? Tu e tu aiutatemi. Ah, che carino. Questo parla delle oche. Beh, potrebbe essere bello. Vediamo che cos'altro c'è. C'è questo. Ci è fatto male. E adesso che facciamo? Ci sta male. Vado a chiamare aiuto. Ehi, cos'è successo? Ciao. Mi ha chiamato la scuola, è vero che sei svenuta? Sì, è così. È solo che avevo caldo e non avevo fatto colazione. Sto bene adesso. Sei sicura? Sì, sto benissimo. Ciao, Tom. Ciao, Marilyn. Che ci fai qui? Ho i risultati delle analisi di Rachel. Analisi? Pensavo che avesse solo bisogno di mangiare qualcosa. Che è successo? Ah, non è niente di grave. Ma perché stiamo in piedi? Sediamoci un momento. Sei incinta. Di 2 settimane. Ne sei sicura? Abbiamo rifatto le analisi 2 volte. Com'è successo? Se non sbaglio c'eri anche no, tu. No, dico sul serio. Io ho smesso da 1 mese di prendere la pillola. E il litio lo prendi ancora? Ho smesso anche quello 1 mese fa. Perché non me l'hai detto? Perché non volevo che ti sentissi in colpa se cominciavo a manifestare i sintomi. Sì, non capisco. Pensavo che avessimo chiarito tutto prima che ti sposassi. Ci sono dei rischi minimi per il bambino nel primo trimestre. Ora, se tu avessi smesso il litio gradualmente, avresti avuto una maggiore possibilità di superare il primo trimestre senza cadere nella psicosi e nella depressione. E sarebbe stato più facile ricominciare a prenderlo nel secondo trimestre. Ricominciare a prenderlo, Marilyn? No. Che problemi ci sono nel secondo e terzo trimestre? Tu sei in grado di affermare che non c'è nessun pericolo che il litio faccia male al bambino? Rachel, stammi a sentire.
I benefici del litio superano di gran lunga qualunque piccolo problema che possa manifestarsi in seguito. E secondo te che dovrei dire a mio figlio se qualcosa andasse male? Scusami, ma le possibilità di avere problemi erano minime. Io però stavo bene. Senti, non pensare a me. Avere un figlio è sempre un rischio, ma io non aumenterò quel rischio. Rachel, hai già avuto un miracolo nella tua vita. Il litio. Ora non cercarne un altro. Non ne sto cercando un altro. Ce l'ho già. Voglio avere questo bambino senza il litio. Una parte di me vorrebbe stringerti forte tra le braccia e amarti più di prima, per la tua determinazione. Ma un'altra parte non... Questa parte ignorala. Ma com'è possibile? Sicuro che non stiamo sognando? Quando i medici mi diagnosticarono la psicosi bipolare, dissero che non avrei mai avuto una vita normale. Sì, sei stata fortunata. Certo, ma ho lottato tanto e posso farlo ancora. Ne sono convinto. Ma tu avresti dovuto dirmelo prima di prendere questa decisione. Sì, hai ragione. E mi dispiace. Ma l'ho fatto e ora deve essere la nostra decisione. Solo basandoci su come stai oggi. Sì, e sulla luce che c'era nei tuoi occhi quando ti ho detto che ero incinta. Beh, credo che quella stanza dei giochi ci servirà. Potrà essere difficile. E succederà che perderò il controllo ogni tanto. Ce la faremo. Potrei arrivare al punto che non sarà facile farcela. Potrei dover andare in ospedale. Sono sicuro che sai quello che stai facendo. Questo ricordatelo sempre. Anche quando sembrerà che non sia così. La mia mente... volerà in posti in cui non potrò portarti con me. Basta che dopo però ritorni. Sì. Ormai non ci resta che organizzare una festa per il bambino. Questo non doveva succedere. Ma è successo. E ne siamo felici. Scusa, fammi capire. Hai smesso il litio, hai deciso di rimanere incinta e ti aspetti che noi due facciamo salti di gioia. Rachel, che cosa ha detto Marilyn? È stata moderatamente ottimista. Oh, certo! Hanno trovato una cura per la psicosi bipolare. Capisco la tua preoccupazione, Jessie. Io non posso credere che tu sia d'accordo con lei. Sarà una cosa difficile, ma ho fiducia in Rachel. Come hai detto? Difficile. Fiducia. Senti, Tom, tutto questo sarà molto più che difficile. E come fai a fidarti se di questa cosa tu non ne sai niente? Lei prendeva il litio molto tempo prima di conoscerti. È pazzesco che le lasci fare questo. Me ne vado. Jessie, ti prego, io non... Senti! Rachel, ma ti sei dimenticata di tutto quello che ti succedeva? Letto di contenzione, allucinazioni. Ti prego, tu devi dissuaderla. Alma, avrò cura di lei. Mamma, questo non è un capriccio. Ci ho riflettuto molto. Io non voglio discuterne adesso, tesoro. Non posso. Mamma, io voglio tanto questo bambino. Tanto quanto tu vuoi lui. Io voglio te. Tu sei la mia bambina. Sarai sempre la mia bambina. Questi pazienti non sono paragonabili a te. Questi qui sono casi molto gravi. Lo è anche il mio. No, dico sul serio. Non sottovalutare il mio stato. Ah, non riuscirai a spaventarmi. Tom, questo è il diario che ho scritto quando ero in ospedale. Leggilo. È molto interessante. Divento felice ed eccitata quando ho le crisi e tu lo capirai. D'accordo. Qualunque cosa accada,
Non permettergli di darmi le medicine. Promettilo. 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 Sì, te lo prometto. Anche se mi metto a saltare sui muri. Tu aggrappati a me, va bene? Io ti starò vicino e ti aiuterò. Andrà tutto bene. Ti amo tanto. Una consegna per la signora Stockman. Ah, sì. Grazie. Di nulla. C'è altra roba. Ah, sono arrivati. Vieni, vieni, vieni. Oh, Tommy, guarda. C'è anche un tappeto elastico. E una barca. E ho preso un passeggino e un dondolo. Ci si fa così, guarda. Hai notato cambiamenti nel suo comportamento? Qualcosa, forse. Sembra molto eccitata di diventare mamma. Per te la sua malattia è una cosa nuova. Può degenerare lentamente o rapidamente. Magari è allegra per qualche giorno. E poi piano piano diventa troppo allegra. L'insonnia è un sintomo importante. Chi è affetto da psicosi prova un senso esagerato di benessere e di energia quando entra in una fase acuta. Ma nel caso di Rachel, lei può andare in depressione con la stessa velocità con cui può raggiungere la fase euforica. Sì, infatti è quello che ho letto in alcuni libri che mi ha dato Rachel. Come la chiamano? Ciclotimia rapida? Già, Rachel ha una ciclotimia ultra rapida. Può passare dalla depressione alla sovreccitazione e tornare alla depressione in 24 ore. Ah, santo cielo. Marilyn, Rachel è cosciente di quello che le accade quando le succede tutto questo? Quando è sovreccitata, dirà che va tutto bene. Vive in un falso benessere. Chiederà aiuto solo nella fase depressiva. Mi ha parlato di un ricovero in ospedale. Non è una possibilità concreta, vero? È inevitabile se non riusciamo a convincerla a riprendere il litio quando entrerà nel secondo trimestre. Convincerla? Non riesco a convincerla neanche a dare il concime alle piante. Non vuole prendere neppure l'aspirina. L'hai sentita? Non prenderà il litio finché non nascerà il bambino. Allora, che le può succedere? Beh, quando diventerà incontrollabile, dovrà essere ricoverata. Potrà anche aver bisogno di tranquillanti o della terapia elettroconvulsiva. Le farete l'elettroshock? Tom, non è come si vede nei film. Non avrà né le convulsioni né le uscirà il fumo dalle orecchie. La terapia con l'elettroshock è un modo sicuro e efficace per calmare i pazienti affetti da psicosi e non farà male al bambino. Va bene, Marilyn. Che posso fare per aiutarla? Controllala durante tutto il giorno. Potrà lamentarsene e pensare che stai esagerando. Ma stalle vicino ovunque vada. Potrà anche essere sensuale e seducente per cercare di ingannarti. Vedi, Tom, tutto questo non sarebbe necessario se riprendesse il litio. È perfetto per 9 settimane. Davvero? Mi piace questo rullo di tamburi. Questo è il nostro Eugenio. Eugenio? Oh, bellissimo nome. A lei non piace quel nome. Bello. Sei stata in piedi tutta la notte a farlo. Ah, sì, è bellissimo, vero? È una meraviglia. Amore mio. Perché questi baci? Perché ti amo. Sbrigati, la colazione è quasi pronta. Ti ho fatto i biscotti e il tuo dolce al caffè senza sciroppo. Sbrigati! Rachel! Ah! Ciao! Ciao! Marilyn, ciao, sono Tom per il mio rapporto giornaliero.
Ora lei è nella fase di insonnia, ma la stanza del bambino è stupenda. Comunque ce la caviamo bene, è tutto a posto. Ti richiamo presto, ciao. Pronto? Ehi, come stai? Oh, ciao tesoro, come va? Bene. È stata una bella giornata, ho fatto un sacco di cose, ho anche incontrato Kelly, ti manda i suoi saluti. Ah, grazie, sei riuscita a farti un sonnellino? Oh, no, no, non sono stanca, non ho sonno. Ho ricevuto la lettera dell'assicurazione e sembra che coi nostri soldi e l'aiuto dei nostri genitori riusciremo a coprire quello che rimane. Oh, senti, devo andare, ora devo andare, ti amo, ci vediamo stasera, d'accordo, ciao. Rachel? Rachel, sono tornato! Sono qui! Rachel! Non è favoloso? Molto allegro. Ci farò anche un arcobaleno, degli usignoli e altre nuvole. Poi dei girasoli tutto intorno al bordo. Scendi adesso. Rachel. Dai, vieni a letto. Oh, mi vuoi, eh? Rachel, tu sei troppo eccitata. Sono proprio felice. Sono completamente Rachel, e follemente ti felice. Ti prego. Dobbiamo andare da me. Davvero? Mi piace Marilyn. Mi piace tanto Marilyn. A te no, è il miglior medico di tutto il mondo. Vieni qui. Come se fossi uscita da un frullatore. Ho una bella sorpresa per te. Tuo padre verrà a stare con noi per un po'. Dici che ho bisogno di un sorvegliante? Beh, la casa è grande e tu puoi combinare un sacco di guai. Allora, piccola, hai pensato a un altro nome per il bambino oltre a Eugenio? Si chiamerà Jimmy. Jimmy? Cosa ne pensa Tom del fatto che tu gli dia il nome del tuo fratellino? Tesoro, come ti senti? Lui non lo sa. Solo tu. Voglio rivelarti un segreto. Jimmy è venuto da me una notte nella mansarda e mi ha detto che andava bene. Ha detto che potevo avere il bambino. Davvero? Lui mi protegge e mi dice le cose. Mi ha portato lui in questa casa. Lo sto sentendo anche adesso. Lo senti? Lo senti? No, piccola, no.
Sta diventando difficile, sai? Più di quanto possa dire. Non posso neanche sfogarmi con Tom, lui lavora sempre. Puoi sfogarti con me quando vuoi, io sono qui. Ti sarò sempre vicino. Vado io. Ok. Ehi! Lo so, lo so. Non mi sono comportata da amica con te. Un'offerta di pace. Jesse. Stiamo diventando sentimentali, eh? Sono contenta di rivederti. Anch'io. Ho ricevuto la tua lettera. Sei speciale, lo sai. Dov'è tuo padre? È fuori, sul retro. Ah, bene. Andiamo. Oh, no! Rachel, chiamo un'ambulanza! Rachel! È tutta colpa mia. È tutta colpa mia. No! Jimmy, mi dispiace. Non riesco a giocare con lei. Non riuscivo a trovarlo. Ho trovato un altro. Rachel! Rachel!
Rachel! Tesoro! Rachel! È tutta colpa mia, è tutta colpa mia, è tutta colpa mia. Ehi, che ti succede? Tesoro, amore mio. Aiutami, Tommy, aiutami. Piccola. Tutta colpa mia. È tutta colpa mia. Vieni. È tutta colpa mia. Vieni. Mi dispiace. Sì, pronto. Pronto, Tom. Sono Marilyn. Volevo dirti che Rachel ha dormito bene, ma si è svegliata in fase euforica, così le abbiamo fatto una doccia fredda per calmarla un po'. Non ha toccato la colazione. Cercherò di farle mangiare qualcosa. D'accordo? Bene. Ci vediamo quando vieni qui. Ciao. Ti senti meglio, Rachel? Oh, va tutto bene, solo che sto gelando. Oh, Marilyn, guarda! Guarda il colore delle pareti! È uno dei colori della stanza del bambino. Dovresti vederla. Tom pensa che ho fatto un ottimo lavoro. Lui verrà qui presto e andremo a mangiare. Poi mi porterà al cinema. Io ha adoro ragione. I film con Marilyn Monroe. Hai mai visto A qualcuno piace caldo? No. È un film favoloso. Non devi perderlo. Oh, che idea favolosa! Perché non ci vieni anche tu? Certamente. Devi venire, non puoi perderlo. Certo. Tommy, ti prego, portami a casa. Lo sai che non posso. Ma sì che puoi, mi sento bene adesso, sono come nuova. Guarda, sto benissimo. Oh, portami a casa, ho tante cose da fare. Sistemare il giardino, pulire la mostra di pittura della scuola. Devo far montare i lavori dei bambini, ti prego. Senti, ho parlato con l'infermiera e dice che non hai fatto colazione. Devi avere cura di te perché sei incinta. Ah, sta tranquillo, io ho molta cura di me, davvero. Te l'ha detto lei, ma non è affatto vero. Non mi lasciano andare a casa perché vogliono tenermi qui. Beh, io non posso portarti a casa, mi dispiace. Sì che puoi. Sì che puoi. Coraggio, andiamocene da questo albergo. Andiamo. Facciamo una corsa. Ah, un altro po' e ho finito. Ma davvero me ne vuoi mettere ancora? Soltanto un pochino. Vediamo. Ah. Oh, sono molto carina. Jessie, sei bellissima. A che ora viene a prenderti? Alle 8. Alle 8? Fatene mettere ancora un po', perché quando mangi se ne va via tutto. Dai, ecco, mangia fatto. Un po' di dolce, fallo no, per me. No, no, non mi va. Rachel, sono 4 giorni che non mangi, ti prego. Ah, stupidaggini. Guarda, ho la pancia. Non dire bugie. Non le dico. Allora, ecco fatto. Bene, vai. Sbrigati a fare tardi. Ciao. Senti, ti va un po' di pollo? Pollo? Vuoi mangiare il pollo freddo? Vuoi il pollo? Prendi il pollo. Ciao. Ciao. Mi raccomando, non fartelo scappare. Figurati. Oh, ciao, Evelyn. Sì? Puoi venire qui un momento? Certo. Dimmi tutto. Volevo solo farti vedere il colore della stanza. Sì. È uno dei colori che ho usato per la camera del bambino. E ci ho dipinto un bellissimo affresco. Con le nuvole, gli arcobaleni e i bambini che raccolgono i girasoli. I girasoli come quelli di Van Gogh. Vieni, parla con me. Non dirlo a mio marito, ma ho studiato arte a Parigi e tutti pensavano che sarei diventata brava come Van Gogh, ma io ho detto, ehi, non sono così pazza, non mi taglierai mai un orecchio. Mi piacciono le mie orecchie. Sì. Sono carine, vero? Sì. Somigliano a quelle di mio padre. Hai della cioccolata? No, vuoi della cioccolata? Hai gli occhi di due colori diversi. Uno è un po' più chiaro dell'altro. Strano. Sì. Ciao. 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 Bene, ciao. Ora sei in buone mani. Ci vediamo Stavamo dopo, proprio Rachel. Ciao, Tom. Ciao. Sai, ti ho portato un frullato alla fragola. Devi mangiare, tesoro. Sì, va bene, ma
Non è di questo che ho fame adesso. Devi mangiare, amore mio. Lo so, devo farlo perché mangio per due adesso. Quando tornerò a casa coglierò delle verdure fresche dall'orto e farò le lasagne verdi. No, no, devi mangiare quello che ti danno qui, ti prego. Tommy, portami a casa e mangerò, te lo prometto, te lo giuro. Farò tutto quello che vuoi se mi tesoro, porti a casa. Non posso. Ti prego. Chi è? Amy. Amy? Ah, ciao! Amy, la conosci, Amy? Tom, ci puoi lasciare per qualche minuto? Grazie. Perché? Sì, perché? Marilyn ha ordinato una flebo. Ah, no, Tom, d'accordo. Niente medicine, ricordi? Niente no, medicine. Per alimentarti, no, solo non per è quello. Sì, sono soltanto. No, non è un trucco, sono vitamine, Rachel, solo vitamine. Tom, io Tom, sono per favore, fuori. Aspetta d'accordo. Nel corridoio. Ti chiamo io, fai come ti io dico. Ti aspetto. Tesoro, no, sono vitamine, ti dico solo vitamine. Mi avresti aiutato, che stai facendo? Lasciatemi! Tommy, no! Tommy! Deve esserci un altro modo per farla mangiare. Non c'è un altro modo e non mangia da 4 giorni. D'accordo. E quale sarà il prossimo passo? Tenerla legata a un letto per i prossimi 6 mesi? Questa è una cosa assurda. Non farà bene né a lei né al bambino. Scusami, ma io che ti avevo detto? Ho parlato in un'altra lingua, forse? Hai visto quello che è successo? E questo non è che l'inizio. Certo che non fa bene né a lei né al bambino, ma l'unico modo per calmarla è somministrarle il litio. Beh, è proprio questo che la terrorizza. Lei pensa sia una scusa per darglielo. Senti, se fosse per me lo farei, ma non posso prendere io questa decisione. La legge non ci permette di dare medicine ai pazienti senza il loro consenso, ma tu, essendo il marito, puoi decidere al suo posto, firmando un'autorizzazione. No, non posso ignorare la sua volontà. Ha preso questa decisione prima di restare incinta. Tom, tua moglie soffre per le devastazioni di questa malattia. E sta facendo morire di fame il vostro bambino. Perciò, come tutore legale di sua nonna, dovrò fare delle copie di questi documenti per riportarli in tribunale. Siamo d'accordo? Beh, grazie. Oui, merci. Au revoir. Ciao. Ciao. Ho ricevuto il tuo messaggio. Rachel sta bene? Beh, che di notte dipinga o che faccia spese folli me l'aspettavo, anche se... Tom, che succede? Ecco, ho ricevuto una telefonata dall'infermiera di Rachel ieri notte. Si è strappata il tubo della flebo, ha scaraventato tutto in giro per la stanza e... sta peggiorando ogni giorno di più. Ho capito, ma Marilyn che dice? Jesse, Marilyn... Ecco, vuole l'autorizzazione per somministrarle di nuovo il litio. E tu le hai detto che non puoi farlo, giusto? Beh, ecco, ci ho riflettuto, sai, è così, ho... Che c'è? È incredibile, è assurdo che lei avesse già previsto tutto. Che ha previsto, scusa? Un mese e mezzo fa ho ricevuto una lettera autenticata di Rachel in cui ti esonerava dal prendere questa decisione. Non so come dirtelo, Tom, ma in qualche modo Rachel sapeva che sarebbe arrivato il giorno in cui ti avrebbero chiesto di farlo e non voleva che fossi tu a dover decidere. Io sono sicura che l'ha fatto solo per proteggerti. Mm-hmm. Voglio vedere quella lettera. È nel mio ufficio. Vieni. A chi di competenza? In nessun momento durante il mio ricovero in una struttura psichiatrica do il mio consenso a somministrarmi il litio o qualunque altra medicina per la cura della mia malattia. È consentita ogni altro tipo di terapia che non sia chimica. C'è un modo per aggirare il problema? Non vedo come. Scrivendo questa lettera prima di interrompere il litio ci ha legato le mani. Ora deve essere lei a decidere. Io rivoglio soltanto mia moglie. Oh, dimmi un po', ma quello è un elefante? È un elefante o solo una persona con un naso lungo? Va bene, Jim, ci vediamo più tardi. Oh, Karen! Che cosa stai facendo? È una tazza? Sì. Rachel, guarda, Rachel, guarda. Eccomi qui, Andy. Che cosa vuoi farmi vedere? Lo so che disegni bene. È colpa mia. Rachel, puoi aiutarmi? È tutta colpa mia. Rachel? Rachel, aiutami. Rachel. Rachel. Ah! Cos'è successo? Non so cosa sia successo. Io ho perso il controllo. Mi dispiace.
Ti va di parlarne con me? Non so che dirti, non faccio altro che leggere, leggere. Un dottore dice una cosa e un altro dottore ne dice un'altra. E tutti hanno opinioni diverse sul litio e non possono darmi nessuna garanzia. Io non voglio fare niente che possa mettere in pericolo la salute del bambino. Oddio. So che questo è molto peggio di quanto tu avessi immaginato. Ti amo, Tommy. A causa dei gravi attacchi di Rachel, l'ospedale ha mandato al tribunale una copia della sua cartella clinica chiedendo l'autorizzazione all'aborto. Questo è assurdo. Non possono chiedere una cosa del genere. Oh, Tommy, non permetterglielo. Ma certo, Rachel, sta tranquilla. Tom, la loro azione è pienamente giustificata. Hai visto tu stesso che non si alimenta neanche con la flebo. L'infermiera non può lasciarla da sola senza che si metta a picchiare qualcuno. L'ospedale è del parere che sia un pericolo per gli altri e per se stessa. È completamente incontrollabile. Sta mangiando. Mi ha fatto vedere degli articoli che sta leggendo. E guardala adesso. È in piena crisi depressiva. Il tribunale sta valutando proprio adesso la richiesta dell'ospedale. Siamo arrivati addirittura a questo punto. Già. Allora non c'è nient'altro da fare? No, mi dispiace, Alma. Ti abbraccio, Tom. Ciao. Come ti senti? Ricordi quella preghiera che ti piace tanto? Accetto le cose che non posso cambiare. Ora ci servirà. Tesoro, vedi, il tribunale ha accettato la richiesta dell'ospedale e domani ci sarà l'intervento. Domani ti faranno abortire. Cosa? Mi dispiace. Impediscilo. Tesoro, ci ho provato. Non c'è niente da fare. Tommy, fermali. Non posso. Senti, chiama papà. Chiama papà. Chiama papà. Lui può essere un buon avvocato. Lui ha i soldi. No, non posso fare niente. Sì, invece, devi chiamare solo lui. Sì, devi chiamare solo lui. Lui risolverà tutto. Lui conosce un sacco di gente. Non posso farci niente, hai capito? Senti. Dovrei abortire domani e questo dobbiamo accettarlo tutti e due. D'accordo? Mi dispiace. Mi fidavo di te. Mi fidavo di te. Io ti odio! Si calmi, signora, sto calmo. Si calmi. Sei un bugiardo! Tieni, io ti odio! Ti odio! Ti Stia odio! Calma! È in quella stanza. Rachel. Oh, Jesse, aiutami. Tesoro, è per questo che sono qui. Vogliono uccidere il mio bambino. Oh, no, no, non possono farlo, fidati di me. Va bene, promettilo. Oh, tesoro, sono qui con te, farò tutto quello che posso, te lo giuro. Vai, ti prego, vai. Non adesso, Jesse, vattene. Scendi di lì e vieni a parlare con me. Da qui ti sento bene lo stesso. D'accordo. Cercherò di essere chiara. Le persone come me e te vivono in questo mondo senza rischiare. Ma quelle come Rachel lo cambiano il mondo. E credi che io non stia soffrendo per questo? Era anche il mio sogno, Jesse. Senti, io non so se col tuo aiuto Rachel sopravviverà a tutto questo. Ma so che non riuscirà mai a farlo senza. Beh, io preferisco che Rachel mi odi a morte e che trascorriamo il resto della nostra vita separati, piuttosto che perderla per questa malattia.
Ah sì, invece questo è un rischio che io non posso correre. Mi dispiace. Ci vediamo, Tom. Buongiorno, avvocato. Dormito bene stanotte? Divertente. Se solo avessi avuto un dollaro per tutte le volte che mi hai svegliato. Lo so, avresti quella bella casa sul fiume. Il giudice è in udienza fino a l'una e poi ha un impegno a pranzo. Posso chiedere di cosa si tratta? Lo chiami. Durante un'udienza. Mi farebbe licenziare su due piedi. È molto urgente, signor Adams. Dobbiamo vederlo. Per favore. Tom, sono appena andati via. Stanno andando all'ospedale. Ehi! Hey! Fermatevi! Rachel! Rachel! Vattene. Tesoro, torneremo a vivere come prima, piccola. Ti amo tanto per tutto quello che hai fatto per avere il bambino. Ma non voglio perderti per questo. Non voglio più vederti. Rachel. La prego. Dobbiamo andare. Non voglio essere scortese, vostro onore, ma il tempo stringe, purtroppo. Secondo l'amministrazione della clinica Riverel, la signora Stockman ha aggredito tre pazienti e alcuni membri del personale. Si è rifiutata di mangiare e mi hanno detto che ieri notte ha aggredito anche suo marito. Sì, è vero, vostro onore. L'ospedale ha chiesto questa ordinanza basandosi su un reale pericolo per gli altri e su un grave rischio per la salute e la sicurezza di questa donna. Ma lei non è stata consultata. Da quanto ho capito, viste le sue condizioni mentali, non è in grado di agire nel suo interesse. Col dovuto rispetto, la legge di questo Stato dice che la signora Stockman ha diritto a un'udienza per stabilire le sue capacità mentali prima di essere costretta a fare qualunque cosa. Ecco, guardi, legga questa. È una lettera che mi ha mandato in cui esprime le sue volontà. La sua cartella clinica dimostrerà il suo stato mentale in quel periodo. Nessuno me l'ha fatta vedere. Questo è un documento in cui dichiara la sua volontà riguardo alla terapia. Esatto, giudice. Era una gravidanza pianificata. Sapeva cosa l'aspettava. E che pensa il marito di tutto questo? Lei si rifiuta di vederlo o di parlargli, per cui le chiedo di nominare la mia cliente, Jessica Frank, tutore legale della signora Rachel Stockman. Cerchi di rilassarsi, non ci vorrà molto. È una procedura molto semplice. Coraggio. Dottore, qui è tutto pronto. Dottore, abbiamo ricevuto una telefonata. Il giudice ha revocato l'ordinanza di aborto. Ci sarà un'udienza. Va bene. Riportatela nella sua stanza. Io ti ringrazio. Kenny, dove la stai portando? Giù al reparto, viene dimessa. No, resterà qui. Il dottor Dancer vuole farle un'ecografia domani. D'accordo. Grazie, Kenny. Ci vediamo, ciao. Sì? Salve. Come si chiama? Gary. Gary. Gary Rachel. Senta, volevo andare a riempire questa d'acqua perché ho una sete terribile. Fa così caldo stasera. Senta, Rachel, lo dia a me, ci penserò io. Davvero? Ah, com'è gentile. Grazie. Prego.
Beh, che succede? Vuole dell'acqua. Ci penso io, non deve lasciarla sola. Gliela porto io. Vada. È scappata. Qui è l'agente Stevens. Abbiamo un'emergenza al terzo piano. Personale di sorveglianza disponibile si rechi al terzo piano. Signora Stockman, si fermi, per favore! Presto, da questa parte, venite! Signora Stockman, si fermi, per favore! Non sono affatto pazza. Sono assolutamente sana. Devo andare via perché vogliono uccidere il mio bambino. Si calmi, signora Stockman. Si calmi. Nessuno vuole farle del male. Lei me lo promette. Nessuno lei vuole me lo promette. Farle del male. È qua. No! Voglio andare via! Lasciatemi! No! Tommy dice sempre che è stato lui ad innamorarsi di me al primo sguardo, ma in realtà credo di essere stata io ad innamorarmi di lui. Ricorderò sempre la prima volta che l'ho visto. Cercavo di convincere i bambini a smettere di dipingere con le mani e usare i pennelli. C'era un bambino che con le mani sporche di arancione inseguiva una bambina e sono andati a sbattere contro quel ragazzo così carino e i fogli che lui aveva in mano sono finiti per terra. Pensai che non avrei mai avuto nessuna possibilità con lui. Invece fu molto dolce e tolse dall'imbarazzo i bambini chiedendogli se poteva usare i loro colori per ridipingere casa sua. In quello stesso istante sentii che l'avrei sposato e che avrei avuto dei figli da lui. Togliti il cappotto. Su, dai.
Signora Stockman, sono un amico di Jesse e anche il suo avvocato. Sa dove ci troviamo? Sì, lo so. Bene. Rachel, tesoro, devi cercare di ricordare tutto quello di cui abbiamo parlato, d'accordo? Questo impiegato ti accompagnerà in aula appena il giudice ti farà chiamare. Rachel, puoi farcela. Un sacco di gente ti fa per te. Sì. Bene. Oh, tesoro, torno subito. Andiamo. Sì, ecco, ecco. Avvocato Clark, una domanda. È giusto proteggere il bambino anche a costo di far morire la madre? La questione è molto chiara. Cerchiamo di proteggere il diritto di questa donna di avere un figlio e anche i diritti dei malati di mente in generale. Grazie. È tutto, non ho altro da dire. Secondo lei, la signora Stockman è in possesso di tutte le sue facoltà mentali per riuscire a capire il motivo di questa udienza e il perché si trova qui? No, non nelle sue condizioni attuali. È in uno stato continuo di psicosi. E sta entrando nella 14ª settimana di gravidanza ed è sempre più allucinata e aggressiva. Qual è la sua opinione sul litio? Oggigiorno la comunità medica ritiene che i rischi per chi assume il litio siano minimi. Secondo me i benefici del litio sono di gran lunga superiori ai rischi per Rachel e il suo bambino. Grazie. Comunque la signora Stockman ha preso la decisione di restare incinta e di sospendere la terapia, conoscendo perfettamente i rischi che correva. Sì, ho discusso con Rachel di tutte le conseguenze a cui andava incontro in diverse occasioni. Bene. Vediamo se ho capito, dottoressa. Questa gravidanza è stata pianificata e la sua paziente ha preso una decisione cosciente quando era nel pieno possesso delle sue facoltà, come viene provato dalla sua lettera con firma autenticata che è agli atti e nella quale viene espressa chiaramente la volontà di Rachel di non assumere in nessuna circostanza sostanze chimiche di qualunque genere. Anche se ha smesso di prendere le medicine senza consultarmi e in modo improprio, sì, credo che le cose stiano così. Perché non permetterle allora di portare a termine questa gravidanza? Questa ferita mi è stata inflitta con una sola mano, quindi è evidente che queste sue crisi aumentano in modo considerevole la sua forza. Non è possibile prevedere quando diventa pericolosa e tutti i giorni riesce a trovare una scusa per aggredire un paziente o qualcuno del personale. Ci sono periodi in cui Rachel si dimentica o si rifiuta di mangiare, ma per me la cosa più preoccupante è che lei è un pericolo costante soprattutto per se stessa. Grazie. Grazie per la sua testimonianza. Si accomodi pure. Fate entrare la signora Stockman, per favore. Signora Stockman, come si sente? Mi sento bene. Sa perché si trova qui? Perché voi volete uccidere il mio bambino. Rachel, dica al giudice perché vuole questo bambino. Voglio avere questo bambino. Voglio avere questo bambino perché lo amo. Perché so che posso prendermi cura di lui. E io non lo farò annegare di nuovo nel lago. Gli insegnerò a nuotare. Ecco che farò. Gli insegnerò a nuotare. E sarò una buona madre, perché Jimmy è venuto a trovarmi nella mansarda e mi ha detto che sarei diventata la mamma di un angelo. Lo capite questo? Lo capite questo? Ciao, Jesse. Ciao, tesoro. Tutto bene? Vostro onore, se vuole liberare la testa, non ho obiezioni. Vostro onore, io sono il padre del bambino. Potrei dire una cosa? La prego, signor Stockman. Il suo parere è molto importante per me. Questa gravidanza era stata pianificata già da molto prima che io conoscessi mia moglie. Probabilmente è una cosa a cui lei pensava fin dall'infanzia.
Lei vuol dire che questa donna è sana di mente e sa quello che fa? Beh, è tutto qui. L'ha scritto nel suo diario, mentre prendeva ancora le sue medicine. Era sana di mente come lei e me. Ecco quello che ha scritto. Oggi è il primo giorno della mia nuova vita. Oggi ho smesso di prendere il litio. Voglio restare incinta. Conosco i pericoli. Non ho paura per quanto potrà essere terribile. So che gli altri avranno paura per me e cercheranno di impedirmelo per il bene che mi vogliono, ma io lo spiegherò anche a loro. Voglio che capiscano che c'è un grande vuoto senza un figlio. Il mio corpo è sano, il mio cuore lo vuole. Oddio, dammi il coraggio per dimostrarlo agli altri e da loro il coraggio di capirlo. Le sue parole sono molto commoventi, signor Stockman. Ma questo cosa c'entra con i fatti di cui sono venuto a conoscenza oggi che riguardano il suo stato mentale? Ecco, il giorno in cui lei mi ha chiesto di portarla in ospedale, ha scritto queste cose. La vita per me è buia adesso. Mio padre è appena morto e continuo a essere sconvolta dal ricordo di Jimmy. Jimmy era il fratello più piccolo che ha perso. Tuttavia, qui in questa disperazione, continuo a sentire la vita. Mio figlio si muove dentro di me e so che devo resistere. Il piccolo Eugenio è l'essenza della mia vita e lo proteggerò a tutti i costi. So che sprofonderò nell'angoscia, ma posso farcela, perché ricorderò sempre che la vita del mio bambino dipende da me. Signor giudice, la prego, non ci porti via il nostro sogno. Signor Stockman, credo che dovrò leggere quel diario. Cancelliere, faremo una pausa di mezz'ora. Ho preso appunti. No, non è questo. Senti. Ma... Seduti, prego. Dopo aver esaminato tutte le testimonianze e letto questo diario, sono convinto che la clinica, i suoi medici, abbiano dimostrato saggezza nello sforzo di proteggere la signora Stockman e il suo bambino. Comunque, la domanda fondamentale è se la signora Stockman esprima o no una scelta libera e consapevole. Io credo che sia così. Quindi non vedo nessun fondamento legale per costringerla ad abortire. Signor Stockman, abbia cura di sua moglie. La ringrazio. Il caso è chiuso. Nina, nana, dolce mio tesoro. Tom. Marilyn. So a che cosa stai pensando. È successo anche a me prima. No, tu non sai che cosa l'aspetta. Il fatto che il giudice abbia deciso in vostro favore è irrilevante. Senza le medicine, niente potrà proteggerla da quelle crisi psicotiche. Potrebbe succedere qualunque cosa. Oh, fino a questo punto ce l'abbiamo fatta e andremo avanti. Questo è molto carino da parte tua, ma non è molto intelligente, Tom. Ah, ma tanto che cosa ne sanno i medici? Non quanto vorremmo, certo. Ma più di quanto la gente vuol credere. Era una battuta. Tom... Perché non ti fermi un attimo a pensare cosa esattamente credi di aver ottenuto? Per me è tutto a posto. E il vostro Eugenio sta benissimo. Allora, ci vediamo fra un paio di giorni. Sì, grazie, dottore. Bene, arrivederci. Beh, anch'io me ne devo andare. Comunque, ci vediamo domani. E tu resisti, mi raccomando. Jess, voglio dirti una cosa. Vorrei avere anch'io nella mia vita una persona amica come te. Qualunque cosa succeda non lo dimenticherò. E neanche Rachel. Oh, grazie. Sono felice di avervi aiutato. Lo giuro. Lo giuro. No! Che bugiardo. Avevi detto che le cose stavano così. Ehi, tesoro, il giardino sta venendo benissimo. Non vedo perché devo allenarmi. Io lo sto sistemando tutto. Quando tutte queste cose in fondo sono naturali. Fra poco comincerò a piantare i fiori. Oh. Il cortile invece è un disastro. Io non credo.
È una sciocchezza. Te lo giuro. Ciao, amore. Ci vediamo domani. Ti amo. Anch'io ti amo. Ti amo tanto. Tom, che cosa ha detto il dottore? Ha detto che sta bene. Dobbiamo resistere altre 6 settimane. Mamma, mamma. Il bambino sta bene. Mamma, mamma, mamma. Oh, no. Va tutto bene, va tutto bene. Tutto bene, tesoro. Sta tranquilla. Hm? Mamma. Vieni, torniamo in camera tua. Ci rimettiamo a letto. Aspetta. Brava, bambina. È così comodo sono e caldo. Sono tanto stanca. Ecco fatto. Lo so, tesoro. Ora dormi e riposati. Ciao, Tom. Ciao. Come stai? Come sta, Rachel? Sta bene. Il bambino sta crescendo. Siamo al 7° mese. All'8° le faranno il cesareo. È migliorata? O è peggiorata? Vorrebbe tanto vederti. Sono salita in macchina centinaia di volte. Sono perfino arrivata al parcheggio dell'ospedale 2 volte. Ma alla fine non ce l'ho fatta. Sente come se avesse perso anche te. Rachel lo sa che le voglio bene. Dille che le voglio bene. Credo preferirebbe sentirlo da te. Aspetta, ti aiuto. Bambino, bambino, bambino. Oh. Oh, Jimmy. Ciao, Jimmy. Ciao. Ciao. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio, questo è il mio bambino. Questo è il mio bambino. Oh, Jimmy. Il mio bambino. Jimmy, dobbiamo andare. Papà. Presto. Rachel, io non voglio tornare laggiù. Ti prego, aiutami. Ti prego. Jimmy, vieni. Papà, no. Jimmy. Jimmy, aspetta. Jimmy, ridammelo. Ridammi il mio bambino. Ridammelo. Ridammelo! 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 Ti prego! Ridammelo, è mio! È mio, il mio bambino! Oh! Oh!
Rachel! Rachel! Si sono rotte le acque. Ridammelo. È troppo presto. Ridammelo. Coraggio, respira. Profondamente. Rachel, non farlo. Profondamente. Dobbiamo far presto, il battito del bambino è debole. Ciao. Serve più spazio. Pressione? 80-120. Mi passi la garza. Pinze. Bisturi. Va tutto bene? Posso guardare? Ecco, ci siamo. Ce l'hanno fatta. Ha un figlio, Tom. Stia tranquillo, il dottor Landau è il migliore che abbiamo. Andrà tutto bene. Ce l'hai fatta, piccola. Allora, Rachel piano piano si sta riprendendo. Ha avuto un maschietto. Pesa 1,450 kg. Il dottor Landau lo ha messo in incubatrice sotto sorveglianza continua. Le prossime 24 ore saranno estremamente critiche. Quante possibilità? Sinceramente non lo so. Per ora è molto debole perché i suoi polmoni non si sono ancora completamente sviluppati. Ma vi posso assicurare che stiamo facendo tutto il possibile. E come sta Rachel? È stabile. La terremo sotto sedativi nei prossimi giorni per dar tempo al suo organismo di assorbire il litio. Ma ditemi, ora sta bene? Oh, sì. Fisicamente. Conosceremo il suo stato mentale fra una settimana. Il litio agisce lentamente. Allora, andiamo. Grazie infinite. Di nulla. Grazie. Arrivederci. Dunque, per quanto riguarda il trattamento. Su, Rachel, svegliati. È l'ora della medicina. Avanti. Su, svegliati. Tirati su. Così. Ecco l'acqua. Dov'è Tom? Più tardi. Più tardi. Cos'è successo? Sta respirando da solo. Grazie. Ci aspettano ancora mesi difficili. Con i prematuri lo sviluppo totale è lento. A quanto pare ce l'ha fatta. Il dottore dice che i suoi polmoni funzionano. È un lottatore, Rachel, proprio come te. Oh, Rachel. Voglio vederlo lottare. Mi dispiace tanto di aver dubitato di te. Spero tu possa perdonarmi. Fatte le valigie? Sì. Credo di doverti dire no. Che sei... Lascia stare. Non dire niente. È un bellissimo bambino, sai. Grazie, Marilyn.
piace tanto fare shopping. Non sarebbe bello poter finalmente portare Eugenio con noi? Allora, in quale negozio andiamo ora? Devo tornare all'ospedale a vedere il bambino. Cambiare casa è davvero faticoso. Non posso credere che tu mi abbia fatto comprare altri asciugamani solo perché quel colore stava bene nel mio bagno. Beh, guarda che gli asciugamani non bastano mai. Ehi, stai bene? Sì. Che ti succede, Rachel? Jesse, io lo tengo in braccio. Lo osservo, lo vedo crescere. E mi viene una gran paura. Insomma, ero così determinata ad avere questo bambino. Per me, per Tom. Al punto di rischiare anche la vita. E adesso mi accorgo di non essermi mai fermata a pensare. E se non fossi una buona madre? Oh, tesoro, tutte le neomamme pensano queste cose. Tu che ne sai? Oh, lo so e basta, mi hai fatto preoccupare. Fra poco sarai anche tu così. Oh, so che è un bambino prodigio, ma vuoi che già corra? Come vai, piccola peste? Non vedo l'ora che arrivi domani per portarlo a casa. Che cos'hai da guardare? Sei la mia migliore amica. E sono felice di riaverti di nuovo. Stiamo diventando sentimentali. Va bene, va bene. Ci vediamo domani. D'accordo. Ciao. Ciao. Rachel! Lo stavo dimenticando. Ho trovato queste durante il mio trasloco. Che sono? Delle lettere che mi avevi mandato. Ciao, Rachel. Ciao. Cosa avevo scritto? Mio dolce bambino, stiamo facendo un viaggio molto difficile, tu ed io, e non so esattamente come finirà. Ma credo che dovremo correre questo rischio per poter avere una vita migliore. E la mia vita non sarebbe stata completa senza dare la vita a te. Qualunque cosa mi succeda nel nostro viaggio, voglio che tu sappia che questa è stata la mia scelta per noi due e che tu vali il rischio. Sei la luce della mia vita. Sii coraggioso, abbraccia il mondo e non aver mai paura di rischiare. E sappi che ti amo tanto. La tua mamma. Oh, Tom, guarda, ci sta aspettando sotto il portico. Sarà lì da stamattina. Ciao, Sara! Siamo arrivati! Sono arrivati! Sono arrivati! È proprio un bel bambino. Non sembra neanche un bambino. Così. Auguri per la festa della mamma. Ah, mi piace tanto questa parola. Vorrei solo che mio padre fosse qui per vederlo. Ehi, tesoro. Diamo l'annuncio? Andiamo, andiamo. Per favore, signori, un momento di attenzione. Anche se ormai si era abituato al suono del suo nome, Eugenio ci ha chiesto se eravamo disposti a trovargli un nome un po' meno comune e più adatto a lui. Ed essendo dei genitori moderni, noi vogliamo tener conto delle sue richieste, soprattutto se riguardano la sua vita. Ho capito, è arrivata al dunque. Che nome gli avete dato? L'ha voluto lui. Diglielo. Il suo nome è Jesse. Ah, oh, gli sta bene. Non mi dire. Oh, che bello! Se è qui, lo deve anche a te. Bene, nessuno si muova. Voglio farvi una fotografia. Sorridete?